Ciao ragazzi, come state? Eccoci insieme con un nuovo video e come vedete dedicato al mondo Walt Disney. Ho fatto un ordine al Disney Store, anzi Shop Disney ormai, e niente, è uscita una nuova chiave Disney e quindi l'ho acquistata. E questa qua dedicata appunto al Natale, come vedete molto molto carina, mi piace tanto. E sinceramente ho deciso, guardate anche il tag che bello. Molto molto coccoloso. Ho deciso di non acquistarne più, cioè di non fare tutta la collezione completa, anche perché adesso veramente la Disney sta esagerando, tipo ne sta buttando fuori tipo 2 o 3 al mese, cioè è diventata una cosa assurda. E poi hanno anche determinate regole, nel senso che magari nei 20 euro per avere la chiave non devi prendere tot cose, perché non ne fanno parte, più comunque sono sempre 7 euro di spedizione, a meno che non raggiungi 50, insomma, sta diventando abbastanza dispendioso e quindi adesso prenderò magari solo quelle degli anniversari, tipo adesso mi pare gli 80 anni di Fantasia, insomma, quelle proprio anniversario, ecco. Allora, comunque in quest'ordine ho preso questo notebook che è... L'avevo già visto proprio in un negozio e mi era piaciuto. Guardate che bello che è stupendo. Fa sempre parte della linea Animators ed è troppo carino. Allora, qua ci sono degli adesivi che si possono attaccare e staccare. Aiuto, allora, aspettate, qua c'è Cenerentola. Io adoro le Animators, veramente mi fanno impazzire. Poi abbiamo Belle, Tiana, Merida, oh che carino, mamma mia, bellissima. Poi tutte e tre insieme. E poi abbiamo questi fogli che si possono anche cancellare. Cioè, nel senso, voi le colorate con i colori, è tipo diciamo una lavagna. Voi colorate, potete appunto cancellare e ricolorare a piacimento. I disegni sono veramente bellissimi. Peccato che è solo dedicato a queste tre principesse. Qua si può scrivere quello che si vuole. Sì, peccato, non avevo notato questa cosa. Cioè, qua avevo visto Lilo, Trilli, Ariel. Però all'interno invece ci sono solo 3 principesse. Ok. Poi abbiamo lateralmente questo astuccio, dove ci sono i pennarelli proprio per le lavagne, praticamente, vedete? Cioè, il pennarello con anche la gommina per cancellare. E ci sono 2, 4, 8 colori in tutto. Sono anche quelle cose comode magari da portare in viaggio. E insomma, non costa neanche tanto, perché fate conto che questo qua l'ho pagato 12 euro. Quindi tutto sommato è anche un buon prezzo. Ah, l'astuccio ragazzi si può anche staccare. Cioè, fantastico. Bello, 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 bello. Ok, però diciamo che questo video ho deciso di farlo in particolar modo per recensire, penso che ormai sarà l'ultimo calendario, non credo che ne farò altri, dell'avvento della Disney Animators. L'anno scorso l'ho preso e quest'anno ho deciso di prenderlo anche se avevo un po' di remore, perché purtroppo tantissimi personaggi, o quasi la metà, sono uguali a quelli dell'anno scorso e mi sembra una cosa alquanto ridicola, cioè... Veramente è ridicola, ma ridicola. Quindi probabilmente venderò i personaggi singoli, magari su Facebook, perché sì, mi piace fare la collezione, ma insomma avere la stessa roba mi sembra anche un'assurdità. Qui sopra abbiamo tutti gli artwork delle principesse da piccole, quindi Belle, Merida, Tiana, Rapunzel, Lilo, beh, principessa Lilo, vabbè, Trilli, qua sotto, poi c'è Alice e Biancaneve. Allora, andiamo ad aprirlo. Ah, guardate anche qua che belle. No, ragazzi, guardate. Aurora, Ariel, Jasmine. Dietro troviamo un'anteprima dei personaggi che si possono trovare. E qua in parte abbiamo Cenerentola, Moana e Mulan. Che carino, super carinissimo. Il prezzo di questo calendario è di... 38 euro, quindi non è che sia proprio regalato, quindi proprio non capisco perché abbiano
copiato dall'anno scorso. Cioè, mi sembra veramente una cosa inconcepibile, proprio veramente inconcepibile. Però vabbè, allora andiamo ad aprirlo. Allora, la forma è identica ovviamente a quella dell'anno scorso, quindi ad albero di Natale, ma ci sta, insomma, calendario dell'avvento, Natale, ci siamo. Poi qui abbiamo anche degli spazi da tirare su, come appunto l'anno scorso, dove si può ricreare, diciamo, il paesaggio dedicato al personaggio. Però, come vedete, è abbastanza banale, quindi li lascio anche giù. L'anno scorso era molto più creativo. Se vi siete perso il video, lo trovate giù in descrizione o comunque nelle playlist dei calendari dell'avvento. Ok, iniziamo a partire dal giorno 1, quindi dalla cima. Qua non bisogna cercarli, sono uno dietro l'altro. Allora, vediamo chi ci sarà. Qui c'è un'apertura facilitata. No, allora andiamo di forbici. Il primo personaggio è Lilo, che carino, troppo carina, con il berrettino glitterato rosso. Tanto mi sembrano quasi anche più piccoli rispetto all'anno scorso, mi dà questa impressione. Poi, il giorno 2, abbiamo Flynn. Carina, cioè no, è bello, bello, bello. Ma sapete che veramente mi sembrano più piccolini? Non lo so, ho questa impressione che siano piccolini, ma veramente. Poi ragazzi andrò un attimo in garage a vedere dove l'ho messo, se lo trovo subito o lo porto, così li vediamo. Qua abbiamo Stitch, che distrugge i regali. Anzi, li apre distruggendo, un po' come faccio io, mi piace tantissimo. E guardate quanto è bello, cioè quanto è dettagliato. Lo adoro. Poi, il 4. Oh, Filip, che bello, cioè questo è stupendo, ragazzi. Bellissimo. Mamma mia. Praticamente quest'anno ci sono quattro mondi. C'è quello di Lilo e Stitch, quello di Rapunzel, quello della Bella e la Bestia e quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. L'anno scorso c'era sempre Lilo e Stitch, sempre Rapunzel, e poi non mi ricordo più. Questo è l'albero di Natale di Rapunzel, che vedete c'è proprio il simbolo del suo paese, che non mi ricordo adesso qual è. Sotto è pieno di regali, guardate quanti, che bello. Anche questo. Anche questo c'era l'anno scorso. Poi, ecco qua, aiuto. Il carrettino, questo è quello di Lilo e Stitch, e l'anno scorso c'era il carrettino uguale, però pieno. Quest'anno l'hanno messo vuoto. Diciamo che come proporzioni sono un po' ridicole. Poi, giorno 7. Oh, il brucaliffo! Carino. Però potevano mettergli la pipa, cioè è un suo tratto distintivo. Che bello che è. Molto, molto bello. Allora, mettiamo questi di qua, questi di qua. Cerchiamo di comporre i quattro mondi. Filippo è stupendo. Qui abbiamo, oh, Mrs. Brick e Chicco. Beh, loro non è che siano fatti molto molto bene, sinceramente. Sono abbastanza anonimi. Guardate, cioè, Mrs. Brick è proprio quasi brutta, non mi piace. Chicco ancora ancora. Quindi mettiamoli qua.
Poi qui cosa abbiamo? Questo è un quadro che sicuramente dipinge Rapunzel, e anche l'anno scorso c'era un quadro sempre, però era molto più carino, mi ricordo. Il giradischi di Stitch e Lilo. Allora, guardate anche col fiocchetto dietro. E questo non mi ricordo se c'era l'anno scorso, sinceramente. Poi, siamo arrivati all'11. Oh, questo è un... Oh, si apre, wow! Uno scrigno. Un baule con la scritta Toys, quindi giocattoli, e questo non so di chi sia, sinceramente, però è bellissimo. Penso forse di Rapunzel, non lo so, ma mettiamolo con Rapunzel. Proseguiamo. Un altro soprammobile, e questo fa parte di Alice, è il tavolo, diciamo, da tè, con la teiera a tre bocche, praticamente. Mettiamolo vicino al brucaliffo. Wow! Bellissima, ragazzi, guardate la rosa rossa. Carina, molto carina, mi piace. Mettiamola qui. Poi chi troveremo nel giorno 14? Oh, Pascal! Anche lui c'era l'anno scorso. Non mi ricordo se è uguale, ma forse sì. 15. Aiuto, che è cascato tutto. Rapunzel con il vestito tutto glitterato, e lei è identica all'anno scorso, che si mette appunto a dipingere. Eccola qua, che carino Pascal. Poi andiamo al 16. Abbiamo una poltrona, una sedia a dondolo. Una sedia a dondolo. Di chi potrebbe essere questa sedia a dondolo? Mi viene in mente nessuno. Che non è molto dondolo. Non mi viene in mente nessuno, sinceramente, ragazzi. Scrivetemelo giù nei commenti se a voi vi viene in mente di chi, diciamo, a che famiglia possa appartenere, perché sinceramente non mi viene in mente. Poi proseguiamo con il giorno 17. C'è qualcosa di piccolo piccolo. Cos'è? Oh, che carino! Un coniglietto. Che carino, super adorabile. Il coniglietto, direi... non lo so neanche io, neanche il coniglietto, sinceramente. Ma mettiamolo qui che sta benissimo. Cioè, non so, il coniglietto mi viene in mente Biancaneve, anche se non c'entra nulla. Poi apriamo quindi il 18, nel 18 cosa troviamo? Wow, lo stregatto! Che carino, molto molto bello. Bello. È uno dei personaggi che piacciono di più del mondo di Alice. Poi 19. E qua mi sa che c'è Alice. Sì, esatto. Che carina, molto adorabile. Bella, molto molto bella. Guardate, c'è addirittura la sfumatura di colore nei capelli. Carina. Mettiamo qua anche Alice. Poi, 20. Belle. Cioè, adoro le animators, ragazzi, sono talmente carine.
troppo carina. Mettiamola qui. Poi 21. Ormai è quasi finito. Ok, questo è un pattino con Scrunkle. Come si chiama questo? Praticamente il peluche di Lilo. Quindi mettiamolo qua. Che carini che sono. 22. Beh, penso ormai che del mondo di Rapunzel si sia tutto. Un uccellino. L'uccellino direi... Mamma mia, questo qua è un uccellino veramente un po' brutto, guardate. Com'è tagliato, non mi fa impazzire, ma penso che sia tipo il mondo di Belle. Non so perché. Mi verrebbe da dire così, ma magari sbaglio. Poi, 23. No, è caduto tutto. Fantastico. 23, c'è il cappellaio matto. No, vabbè, che carino. Guardate che nasone che ha. Bello. Molto, molto bello. E finiamo con il 24. Chi ci sarà o cosa ci sarà? Gaston. Non me l'aspettavo. Però devo dire che è fatto molto molto bene, guardate che bello, super dettagliato, il fiocco, le frecce, molto molto bello. E quindi anche quest'anno il calendario dell'avvento Disney Animators è concluso, con alcuni articoli che secondo me potevano anche fare a meno di fare, sinceramente, però nello stesso tempo sono anche fatti bene. Mi dispiace sul serio tantissimo sul fatto dei doppioni e non riesco ancora a capacitarmi della motivazione al riguardo, sinceramente, perché se uno come me ogni anno li prende per collezionare non ha senso che ci siano dei doppi, cioè è abbastanza palese come cosa. Comunque andiamo a vedere da vicino. Allora abbiamo il mondo di Rapunzel, che è quello che ho tutto, quindi penso che venderò tutto. Il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, questo è tutto nuovo, quindi lo tengo perché è bellissimo. Il mondo della Bella e la Bestia, dove la bestia non so che fine abbia fatto, però carino. Ecco, piuttosto magari dell'uccellino potevano mettere Lumiere, Tokins o la bestia stessa, poteva essere un'idea. Vabbè. E poi finiamo con il mondo di Lilo e Stitch. Anche questo molto probabilmente venderò tutto perché appunto ce l'ho già. Ok ragazzi, niente, quindi per questo video è tutto, io spero che comunque vi sia piaciuto, questo calendario appunto lo trovate nei negozi Disney o su shopdisney.it e niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo video, quindi un grande bacione e a presto, ciao ciao!